Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Unexplored, una chicca davvero che ho scovato su Steam. È un roguelike, mi ha incuriosito molto la componente di generazione randomica dei dungeon. In questo dungeon noi dovremo andare avanti il più possibile e da quello che ho notato, da pochissimo, da inizio febbraio, è stato aggiunto anche la possibilità di muoverci stealth nel gioco. Beh, allora, prima di cominciare il video vorrei ringraziare tutti voi che mi state commentando nei video. È veramente un motivo d'orgoglio ricevere dei commenti da persone mature, commenti che sono sempre costruttivi. Sono veramente orgoglioso degli iscritti che io ho. Vi ringrazio molto, c'è molta partecipazione e io direi siamo pochi, ma davvero davvero buoni. Grazie mille a tutti. Allora, iniziamo un attimo questo gioco. Non l'ho esplorato, a dire la verità, più di tanto, ma quello che ho visto mi è assolutamente bastato. Siamo alla versione 0.9 in Early Access, ovviamente, e usufruiamo appunto dello Stealth Update. Allora, qui possiamo andare a ricaricare la nostra partita, ma io non vorrei fare questo, ma vorrei cominciare una partita nuova. Qua abbiamo una sorta di tutorial che ci spiega le basi di questo gioco, ma io anche qui non voglio. Voglio iniziare un nuovo gioco. Lo facciamo in un empty slot. Ho finalmente calata la musica, mi rilasso un attimo. Ok, va bene. Allora, cosa facciamo? Possiamo scegliere un livello di difficoltà, usare un seed random o prendere il seed del giorno. Ok, il seed del giorno è questo. Vedete, è sempre praticamente lo stesso. Viene generato probabilmente o inviato via web o con uno script che genera per tutti seguendo i medesimi criteri. La difficoltà normale, qualche mostro, meno oro e più oggetti magici. Una sfida, quindi più mostri, più oro e alcuni oggetti magici, è difficile, molti mostri, tantissimo oro e pochi oggetti. No, facciamo il normale, possiamo aggiungere dei puzzle extra e più, diciamo, premi, più tesori e boss extra. Bah, direi che... ma sì, dai, facciamolo così, perché alla fine la logica di questo video è farvi vedere il gioco. Allora, noi siamo indie, siamo questa sorta di omino, così, possiamo scegliere i nostri capelli, facciamo così. Dietro di noi abbiamo il mantello, che è questo qua, verde. Abbiamo tre nei, colore della pelle, siamo molto molto gialli noi. Ecco, il mantello, io volevo farlo giallo perché è il colore ufficiale del canale, ma va bene, lo facciamo viola. La dimensione del naso, lo vedete qua, cioè noi siamo questa sorta qui di omino. Questo è il nostro equipaggiamento e il nostro oro. Qui siamo al momento nella taverna. Possiamo comprare una birra per 5 monete d'oro, ne compriamo una e scopriamo, diciamo, delle informazioni. Al momento abbiamo una spada, scusate, una spada corta, sì, una daga, un piccolo pugnale, un pugnale un po' più lungo, un vestito di pelle, un mantello, due razioni di cibo, flint and steel, una torcia e due pozioni di cura. Iniziamo, entriamo nel dungeon. Allora, qua c'è prega per aiuto. Cos'è? Ah, ok, abbiamo pregato gli dei e non sembra accadere assolutamente nulla. Allora, la componente crafting di questo gioco non l'ho ancora esplorata. Allora, qua abbiamo usato un flint and steel che praticamente ci fa avviare un fuoco. Va bene, niente. La torcia ci consente di fare, vabbè, danno e illuminare quando è molto scuro. Le razioni invece ci sostengono curando 10 punti ferita in 10 secondi. Allora, vedete, quello che abbiamo adesso, il movimento è con VASD. Il movimento, con tasto spazio avanziamo, se no usiamo VASD normalmente, e l'omino avanza in base alla nostra direzione, non dove siamo girati, quindi vedete noi possiamo indietreggiare mentre siamo girati così. Tasto destro, sinistro, scusate, colpiamo con l'arma primaria, che però diventa nera per qualche secondo, quindi dobbiamo attendere che si ricarichi. Tasto sinistro con l'arma che abbiamo lì a sinistra. In questo caso abbiamo la daga che viene lanciata, quindi dobbiamo andare a riprenderla.
Poi è possibile anche cambiarle, ma questo lo andremo a vedere dopo. La porta si è chiusa, questo mi ricorda molto Legend of Zelda. In questo caso, vedete, noi diventiamo invisibili. In questo caso possiamo fare un attacco a sorpresa, quindi lanciare la nostra daga e fare male ai nemici. È un'aggiunta proprio dell'ultimo update. Allora, vediamo se ci avviciniamo qua. Ovviamente, per usufruire del bonus di stealth, dobbiamo avere un mantello e avvicinarci a una parete. In questo caso apriamo e troviamo un lockpick. Ci consente di scassinare le serrature o i forzieri chiusi. In caso contrario, non dovessimo avere quel lockpick, dovremmo avere la chiave. Qua si va a sbloccare una porta segreta che non so dove sia stata aperta, ma qua abbiamo un fuoco, ma io credo che no, non sia aperta qui. Ah, sì, si è aperta questa che prima era chiusa. Abbiamo fatto 3 danno, possiamo spostare anche i mobili e aprire questo forziere. Abbiamo trovato un anello, non so cosa serve un anello, però diamoci un'occhiata. Non sappiamo. Allora, dobbiamo indossarlo per 5 minuti per scoprirne le proprietà. Lo facciamo subito e vediamo che cosa succede. La Skill Stone ci consente di aggiornare un oggetto. Però al momento non abbiamo oggetti aggiornabili. Bene, indossiamo questo anello qui e vediamo quanto tempo ci mettiamo a scoprire che cosa fa. Io ho visto qualcosa che non mi piace di sotto, ma comunque noi avanziamo con Circo Spezione. Ci ha visto. Allora, direi che... Ah, bastardo, te la prendo io la daga. Adesso, uno, la prende lui. Ma è geniale sto gioco, cioè stupendo. Non, vabbè, scusate, mi sto facendo un po' troppo prendere, eh? Però davvero è fatto bene, è come Binding of Isaac, nel senso che è rilassante, cioè rilassante relativamente, però ci incentiva ad avanzare piano, prenderci la pausa dopo una lotta dura con un boss. Una serie di topi che non... I topi però non possono prendere le daghe. Leva. Abbiamo aperto una porta che non so dove sia stata aperta. Comunque, vabbè, continuiamo. Di qua. La mappa aiuta le persone con uno scarso senso di orientamento come me. Abbiamo aperto questa, però. Pipistrello. Ok. No, in acqua, no. Ok. Ma volete dire che possiamo fare... Beh, la seconda non la trovo più, probabilmente l'avete vista voi, ma io non so dove l'ho lanciata. O l'ho già presa. Qua siamo invisibili. Ah, e poi emergiamo. Così. Va bene. È un rischio, perché se non ci fosse stato quello sarei morto. Allora, qua dice support... Boh, vabbè. Ok, le classiche scritte alla Dark Souls, insomma. Abbiamo chiuso la porta. Ok, ci siamo chiusi dentro. Apriamo questa, usciamo e siamo praticamente in un'altra zona del dungeon. Quelle cosa sono? Aia! Ah no, ho fatto danno io, ok. Però abbiamo liberato questo mostro qua. Non abbiamo porte segrete qui, quindi direi che non c'è nulla qua. Proseguiamo da questa. Volevo trovare qualche bello oggettino nuovo. Scale che scendono. Temporeggiamo un attimo e continuiamo l'esplorazione del dungeon anche magari dall'altro lato. Anche se questa è una zona segreta. Vabbè, ma vabbè, dai, torniamo su e diamo un'occhiata di là. È tremendamente figo. Allora, scusate, ma continua a cadere giù. Tira la leva, apri la porta, proseguiamo di qua perché il ramo continua da questa parte. Non vorrei trovare un boss. Eccolo qui, lanciamela. Aia, mi ha fatto anche male, però ho preso la mia terza daga e lo stendo. Niente, è finito qui. Niente, abbiamo fatto tutto questo per nulla perché qui è finito. Niente, si prosegue di là. Allora, vediamo se riusciamo ad accedervi senza dover chiudere la porta. Penso di sì, infatti. Proseguiamo di qua, scale che scendono.
Ma quanto manca? Andiamo alla Frigid Glaze of Dawn, Descend. Sentite anche il numero dei passi. Abbiamo perso un po' di vita, ma niente di che, quindi possiamo. Di là si vede qualcosa, ma avanziamo piano a filo delle pareti. Cos'è questo? Oh, proprio spianata totalmente. In un'altra partita avevo sostituito la daga con un'ascia. Era lentissima perché rimaneva nera per un bel momento, ma faceva un botto di danno. Ah, ok. Non ci sono passaggi segreti qui. Qui neanche, dobbiamo andare di qua. Una pozione. Cos'è? Allora, non abbiamo prove su cosa questa pozione faccia, dobbiamo berla. Oppure usare una pergamena dell'identificazione per capire. Sento del rumore di là. È un rischio berla, però per il bene del video potrei farlo. Ma non posso usare il lockpick? Andiamo di qua. Oddio! Ok, prendiamo tutte le daghe che abbiamo. Ok, stiamo andando discretamente bene, anche se qua dietro c'è veramente il mondo. Beh, non abbiamo perso granché di vita, quindi possiamo continuare. 19 su 30, direi che una pozioncina ce la beviamo. Healing Potion, ci siamo curati del tutto. C'è un forziere. All'interno troviamo questa e questa. Che cosa sono? Allora, non abbiamo idea di che cosa faccia. Ok, vediamo un po'. Elstrafi. Leggiamola. Feel the Force. È Detect Magic questa. Ok, un incantesimo per rilevare la magia. Non ho idea di come si faccia a lanciare. Ah, you feel the presence of magic in your pack. Ok. Allora, abbiamo l'anello che finalmente abbiamo scoperto cosa faccia. Aumenta la possibilità di spottare, quindi trovare trappole nascoste. Ottimo. Leggiamoci anche l'altro a questo punto. Teleportation. L'abbiamo letto e ci siamo teletrasportati da un'altra parte, ma vabbè. No, ok, niente. Abbiamo letto la pozione, abbiamo usato la pozione, ma la pergamena, scusate, l'abbiamo usata, ma l'abbiamo anche buttata via praticamente. Non abbiamo imparato incantesimi. Vabbè, pazienza. Continuiamo dove eravamo rimasti. Allora, stavamo andando di qua, stavamo esplorando qui, ma credo che qui poi sia finito. Quindi dobbiamo proseguire da questa parte. Là c'è un pallino rosso e non vorrei fosse un boss, ma ci proviamo. Questo cos'è? Lockpicks, ok, due ne abbiamo trovati. Una chiave. Qua si scende di sotto, ma non vado. Voglio vedere che cos'è quel pallino rosso lì. Una porta sbloccata. Ok, questo. Vabbè, prima eliminiamo questo, che può essere un problema. È una trappola. Questa è una trappola. No, non lo voglio aprire. Ho spottato una trappola e mi sono anche fatto male. L'ho spottata proprio all'ultimo. Aia! Ma. Pozione! Non ho ben capito cosa sia successo. Comunque. Aia! Che cacchio! C'è qualcosa di tremendamente invisibile! Ucciso da una lama fantasma.
Niente, abbiamo ottenuto solo alcuni obiettivi. Possiamo riprovare lo stesso dungeon, ma dall'inizio. Ma non esploriamo, torniamo qua alla schermata principale. Questo era Unexplored, davvero un gioco molto valido. Non dovrebbe neanche costare tantissimo su Steam. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se il gioco vi è piaciuto. A me è piaciuto molto e penso si sia notato dal video. Ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.